Ricapitoliamo brevemente in forma schematica e sintetica le modalità di formazione del congiuntivo presente, attivo e passivo delle quattro coniugazioni. Al tema del presente, a cui avrò tolto la vocale tematica A, aggiungerò il suffisso temporale E, caratteristico dei verbi della prima coniugazione, più le desinenze personali attive e passive, e otterrò laudem, che io lodi. La seconda coniugazione mantiene la vocale tematica, per cui al tema del presente, mone, per esempio, aggiungerò il suffisso modale temporale caratteristico del congiuntivo presente dei verbi che appartengono alla seconda, terza e quarta coniugazione a. A moneam aggiungerò le desinenze personali attive o passive, moneam, che io ammonisca. Nei verbi che appartengono alla terza coniugazione il congiuntivo si forma senza la mediazione della vocale tematica. Prenderò anche in questo caso il tema del presente, toglierò la e, otterrò leg, a questa aggiungerò il suffisso modale temporale caratteristico del congiuntivo presente dei verbi della seconda, terza e quarta coniugazione. Allega, alla forma così ottenuta, aggiungerò le desinenze personali attive o passive, legam, che io legga. Nella formazione del congiuntivo presente attivo e passivo, i verbi della quarta coniugazione mantengono la vocale tematica I. Prendiamo il classico audio audire, tema del presente audi. Ad audi aggiungiamo, mantenendo la vocale tematica, il suffisso modale temporale a, proprio dei verbi della seconda, terza e quarta coniugazione. Ad audia aggiungerò le desinenze personali attive o passive, audiam, che io ascolti.